col braccio. Riccione in diretta dal Festival del Sole. L'UISP, questa che è la più grande kermesse di ginnastiche libere in Italia, è in tutto il bacino del Mediterraneo. In questo momento state vedendo dei gruppi italiani e portoghesi che si stanno allenando in questa pedana con tessuti aerei, ginnastiche con tessuti aerei. Che quella che lo sia la destra? No, è la sinistra, va bene la sinistra? Sì, la sinistra. Sì, noi abbiamo fatto sulla sinistra. Ok, e adesso girati le ruote in questo modo, con la destra vai ad accavallarti intorno a questo. Sì, esatto, si prova di tornare la gamba, deve andare lì. Devi accavallarla, metti dietro al ginocchio. Però dovevi trazionarti prima con le braccia. Ma che cosa va incluso in questo? Questo deve essere qua dietro, devi piegare dietro, poi devi tirarti sulle braccia. Vieni, tira fuori braccia. E poi sì, dall'altra parte. Dalla parte più facile, teoricamente. Ok. Adesso puoi prendere questo e poi indietro. Bravissima. Resisti? Bravissima. Aspetta che ti prende anche da là. Brava Mati. Ok, non mi chiedere come scendere. Aspetta. Alice, ti possiamo chiedere una cosa di 20 secondi? Che cosa è, a che cosa stiamo assistendo? Come si chiama la vostra polisportiva? Allora, noi siamo la Vispor di Castelvetro, in provincia di Modena, e siamo una società dilettantistica che fa gare WISP già da diversi anni. E niente, siamo al primo anno per noi al Festival del Sole, il nostro esordio. Per ora ci sta piacendo moltissimo, è una bellissima manifestazione, si respira un'atmosfera molto bella e niente, abbiamo fatto la prima esibizione lunedì, stasera ci torneremo ad esibire in Arena Giardini alle 8:15. Le ragazze sono molto emozionate e stanno vivendo davvero una grande esperienza, l'organizzazione è ottima e niente, siamo molto contenti di essere grazie, qua. Grazie, grazie Alice. Grazie a lei. Umberto Giovanetti, qui accanto a noi. Questa presenza WISP, Umberto, è all'insegna del ricordo di Oddone Giovanetti, padre fondatore dell'WISP e visionario delle ginnastiche libere del nostro paese, sì. E fondatore delle ginnastiche WISP. Umberto, che cosa provi te, che insomma hai sentito sempre parlare di queste cose in famiglia, vedendo questa grande kermesse, allora, ecco, che cos'è? Volta, è la prima volta che vengo a questa manifestazione qua, però posso dire che questa manifestazione qua l'ho già conosciuta, ma non mai vista personalmente. E devo dire che molto bella, molto interessante, ci sono un sacco di atleti, un punto di riferimento, un punto di aggregazione, un punto di stare insieme, con delle belle coreografie e delle belle performance di ginnastica. Ecco, possiamo dire che in qualche modo la visione di Oddone la possiamo vedere concretizzata, sì, qui in questi giorni. Anche perché lui, insieme anche ad Ascani, insieme agli altri, pensava sempre che queste cose della ginnastica fossero sempre libere di esprimere la loro performance delle ginnastiche. Questo credo che sia un buon momento proprio per vedere queste cose qua come hanno pensato loro, insomma. Grazie, grazie Umberto Giovanetti. Alle 4:15 doveva, magari 5 minuti, io devo scappare. Però alle 4:15 se vuoi dargli 5 minuti. Guarda, faccio provare loro che ancora non hanno mai provato. Dopo magari ti guardo lì. Start with this. Outside, inside, block, and down. Outside, inside, block, and down. Okay, respect. Yeah.
abbiamo circa 5 minuti, ragazzi. Ed è tutto, ci fermiamo qui per questo primo collegamento dal Festival del Sole da Riccione. Continuate a seguirci perché apriremo altre finestre da qui.